Buonasera. Buonasera. La fortuna di vedere Turandot in questo teatro. Dunque, tanto la locandina, prima la Scala, 25 aprile del 26. Ora, a questo punto, una preghiera. Se volete mi metto in ginocchio, vi prego. Turandot. Gli sputate nell'occhio quel di fronte. Turandot. Non Turandot. Perché? Perché siamo italiani. E quindi, diciamo, casomai, noi non togliamo, ma aggiungiamo, capite? Cioè, questo è quello che facciamo. Allora, intanto la favola della principessa, imperatrice cinese, viene da Gozzi, drammaturgo Carlo Gozzi, drammaturgo veneziano, ebbene, vedete, fiaba cinese teatrale tragicomica, in 5 atti, guardate cosa si legge all'interno del testo. Vecchio, in van tan fatichi, in van ragioni, morte pretendo, o Turandotte in sposa. Capisci? Vuoi essere molto raffinato? Aggiungi. Cioè, non togliere. Vuoi essere molto raffinato? Vado a vedere la Turandotte. Dove? Al Galli. La Turandotte. Questo è. Ma Turandotte, Turandotte, mo che diavolo di ostinazione, caro figlio mio, vedi? Turandotte. Cioè, è così. Poi c'è una ragione. Allora, la fonte ce lo dice chiaramente, non Turandot, ma o Turandot o Turandotte. Poi c'è una ragione etimologica. La parola Turandot viene da Turandot, che vuol dire figlia di Turan. E dovete sapere che da Turan venivano le più belle ragazze della Cina. Quindi dire Turandot è una delle belle ragazze della Cina, perché è figlia della terra di Turan, da cui queste bellezze per l'appunto arrivano. Oh, adesso vi faccio vedere le altre fonti, oltre a Gozzi naturalmente. Quello che vedete a sinistra, o intravedete, non lo so a seconda della posizione vostra, è il manoscritto arabo delle Mille e una Notte, risalente al 1300. Voi sapete che uno degli uomini più fortunati sulla faccia della terra, che si chiamava Galland, e che faceva l'antiquario per Re Sole, tu pensa alla fortuna nella vita, cosa fai? L'antiquario per Re Sole. Non è che ti devi fare il biglietto da visita. Galland, antiquario del Re Sole. Cosa vuole Re Sole? Re Sole vuole l'ottava, la nona, la decima, l'undicesima meraviglia del mondo e ti riempie di denaro affinché tu possa portargli naturalmente queste meraviglie. Quindi lui aveva comprato il manoscritto, una copia manoscritta di queste novelle arabe, di queste favole arabe. E le aveva tradotte, perché lui conosceva naturalmente l'arabo, e le aveva pubblicate in Francia nel 1706, tradotte per l'appunto in francese da lui, con il titolo meraviglioso di Mille e una Notte. Perché? Perché nella tradizione araba voi dovete sapere che mille e uno vuol dire tante. Tante, perché nel numero 1001 c'è l'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo. I romani non conoscevano lo zero, non lo indicavano lo zero, non c'era il numero zero. C'era, ma non lo indicavano. Con la lettera M tu indichi, con una sola lettera, il numero più grande che loro potevano scrivere, che era il 1000. E con la I indicavi l'1, che era il più piccolo. Quindi in 1001 sta l'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo. Così, lunedì in ufficio, ti mando al diavolo 1001 volte, che è un'infinità assolutamente incommensurabile, un'entità incommensurabile. Bene, questo è per l'appunto. Ebbero un successo strepitoso le favole della Mille e una Notte, tant'è vero che Petit de la Croix disse, ma se Galland ha avuto così fortuna con le novelle arabe, perché non pubblichiamo delle novelle persiane? E fece Le Mille un giorno, che è un po' come fare nel Settecento, oggi, lo squalo 1, lo squalo 2, lo squalo 3, lo squalo 4, hai capito? Le Mille un giorno, dopo Le Mille una Notte, novelle arabe, facciamo Le Mille un giorno, novelle persiane. Oh, scusate, naturalmente sono state tradotte in italiano, ecco qua, e vi prego di osservare la bellezza di questo e la collezione privata, perché
mi appartiene, perché mi appartiene. Ora, se tu apri le novelle persiane, trovi che cosa? Trovi la radice, la genesi della principessa Turandotte. Non l'ha inventata Gozzi l'ha copiata. Da dove? L'ha copiata da qui. Infatti, guarda, in questo libro, vedi, la principessa Turandotte aveva 19 anni ed è così bella che nessun pittore è mai riuscito a farle il ritratto. Tutti i pittori l'hanno ritratta, ma poi hanno buttato le loro tele perché nessun ritrattista riusciva a dipingere la straordinaria bellezza di questa ragazza, di questa donna. E quindi, appunto, come vi dicevo, è dalle novelle persiane che Gozzi trae, per l'appunto, il personaggio di Turandot. Ho due curiosità. La prima, secondo voi, sai che noi italiani non riusciamo a essere linearissimi nelle cose che facciamo, no? Secondo voi Puccini ha tratto, insieme ai suoi due librettisti, Adami e Simoni, ha tratto il libretto della Turandot direttamente da Gozzi? No, troppo facile, no? Troppo facile, no. Voi dovete sapere che Schiller aveva tradotto in tedesco la favola di Gozzi, di Turandot, l'aveva tradotta in tedesco. Dopodiché nel 1863 Andrea Maffei aveva tradotto in italiano la traduzione tedesca che Schiller aveva fatto di Gozzi. E questa è la fonte che viene utilizzata da Adami e Simoni per il libretto della Turandot. Ma pensa che giro. Ma è fondamentale questa cosa qua. Sapete perché? Perché Gozzi, da buon drammaturgo veneziano, aveva messo dentro un sacco di espressioni tipiche della sua terra. Tipo, quel fiol d'un can, quel maledetto, capisci, no? Cioè, così. E Schiller, quando aveva tradotto in tedesco, aveva tradotto tutto in tedesco, cioè quel figliolo d'un cane, quel maledetto. Quindi non c'è. E nella traduzione italiana è tutto naturalmente in toscano. Quindi Puccini si ritrova con un testo scritto in italiano, in toscano, dalla prima all'ultima sillaba. E allora questo naturalmente lo rincuora. Se avesse avuto anche a che fare con, diciamo così, queste declinazioni gergali, venete, molto probabilmente si sarebbe spaventato. La seconda curiosità è questa. Vi ho detto, Le mille e una notte, novelle arabe, Galland, successo straordinario. Petit de la Croix, novelle persiane, Le mille e un giorno, successo straordinario. Ora, dopo lo squalo 1 e lo squalo 2, potevamo noi italiani non fare lo squalo 3? Napoli, 1784. Facciamo le novelle tartare. Titolo delle novelle tartare, Le mille e un quarto d'ora. Capisci che la Merkel non ci ha mai capito, ma non poteva, no? Che noi siamo assolutamente irraggiungibili. Novelle tartare divise in mille e un quarto d'ora, cioè, ma è meraviglioso. Allora, riprendiamo Gozzi. Vediamo Gozzi e apri alla lista dei personaggi e li trovi praticamente tutti, vedi? Turandot, principessa cinese, figliola di Altum, quelli col pallino giallo sono quelli che sono presenti anche nell'opera di Puccini. Poi c'è Calaf, principe tartaro, Timur, padre di Calaf, per l'appunto. Poi c'è Adelma, in realtà il puntino l'ho messo blu perché lei si chiamerà Liu. Però vi devo anche dire che Adelma è un personaggio tutto diverso da Liu. Cioè, Liu ama perdutamente Calaf, ma nel momento in cui si rende conto che Calaf è innamorato di Turandot, si sacrifica perché questo amore possa realizzarsi, e lo vedremo. Adelma è tutta diversa. Quando Adelma capisce che Calaf è innamorato di Turandot, e lei sa benissimo che Turandot non vuole essere sfiorata da nessun uomo, perché sono mille anni che un principe tartaro aveva violentato una sua ava, e lei, a distanza di mille anni, sente dentro di sé l'urlo, il dolore di quell'ava violentata, e quindi lei non vuole essere toccata da nessun uomo,
Adelma va da Turandot e gli dice: lo sai quel calaf? È innamorato di te, tagliagli la testa, capisci? Cioè è una donna davvero diversa. Oh, poi ci sono i ministri. Noi siamo esportatori di ministri. Pantalone, tartaglia, brighella, vedi? Pantalone, segretario dell'imperatore cinese. Tartaglia, gran cancelliere, brighella e truffaldino. Diventano ping, pong e pang, appunto, nell'opera di Puccini. Ed è stato Puccini a volere le maschere cosiddette, perché lo dice in questa lettera del 20, dice: potrebbe anche darsi che conservando con giudizio le maschere si abbia un elemento nostrano il quale a mezzo a tanto manierismo cinese porterebbe una nota nostra e soprattutto sincera. Insomma, fare un po' come Shakespeare quando mette tre o quattro tipi che bevono, bestemmiano e dicono male del re, i fools, no? Di Shakespeare, quello. Oh, adesso vi faccio vedere gli artefici di questo capolavoro assoluto. Giacomo Puccini al centro, questa è una fotografia del Museo Teatrale alla Scala, e poi a sinistra Renato Simoni, che peraltro era un sinologo, eh? Era un sinologo bravissimo. Dovete sapere che Simoni aveva una biblioteca straordinaria, ma straordinaria, una delle più belle biblioteche private in assoluto, proprio legata allo spettacolo, di cui lui era grande amante, grande collezionista, in senso lato, in senso generale, la musica, la prosa, eccetera, eccetera. E siccome avevano trattato male un suo amico pittore, lui era veronese, sapete cosa ha fatto? Quando è morto, per fargliela ai veronesi, ha lasciato tutti i suoi libri a Milano. Capito? Cioè, e infatti è una delle biblioteche più importanti, quella del Museo Teatrale alla Scala, che si chiama per l'appunto Simone. E poi Giuseppe Adami, per l'appunto sulla destra. Meno male che Puccini non aveva un cellulare, perché sennò sarebbe stato uno stalker pazzesco. Cioè lui scrive a questi poveretti di librettisti fino alla nausea: caro Simoni, ho letto Turandot, mi pare che non convenga staccarsi da questo soggetto, semplificarlo per il numero degli atti, lavorarlo, renderlo snello, efficace, esaltare la passione amorosa di Turandot che per tanto tempo ha soffocato sotto la cenere del suo grande orgoglio. Caro Simoni, dammi notizie di Turandot. Adami mi ha scritto che lavora. Hai pensato bene all'immissione della piccola donna? Mi raccomando, che riesca come Dio vuole, cioè ottime. E Roccolo? Cioè, qui le questioni artistiche, come sempre, le questioni artistiche, quelle private, si mescolano. Cos'è un roccolo? Eccolo qua il roccolo, vedete, quello. È una casetta stretta e alta che serviva per la caccia agli uccelli. E Puccini era un appassionato cacciatore, naturalmente, ci andava con i suoi amici a cacciare, ce n'erano sparsi più o meno in tutta Italia, e lui li frequentava, ed erano luoghi che gli concedevano quella libertà di cui lui aveva assoluto bisogno. E certo, sai, vado nel roccolo con Simoni. Elvira, la moglie, vengo anch'io. No, roccolo non è possibile, tu lo sai. Un posto per soli uomini. Fa freddo di notte, siamo cacciatori, gente rude, capisci? Poi magari di tanto in tanto ci entrava qualche altra preda, però questo lo sapevano soltanto loro, ovviamente. Le mie ansie e direi quasi sofferenze per l'ozio e per la smania di lavoro, e cioè per la tiranna principessa, crescono di giorno in giorno. Guarda qua, se si deprime, tempo cane, soggiorno impossibile, spleen, fuori del mondo, solo come un romito, faccio la scuola del suicidio, aspetto il primo atto di Turandot, niente caccia, strade perfide, macchine che si rompono, mangio male, i camini mandano fumo nelle stanze, si piange. Era un po' melodrammatico, quell'attimo. Caro Renato, sono triste e sfiduciato, penso a Turandot, è per Turandot che mi sento come un'anima perduta nello spazio nebbioso. Disperato, che fa? Compra un biglietto cinese, di cui ignorava completamente il significato, anche perché è scritto in cinese antico, l'ho scoperto grazie ai miei studenti cinesi, che mi hanno detto: non sappiamo leggere questo, maestro, cinese antico, probabilmente ricetta farmaceutica. Va bene. Però io vi prego, guardare qua. Pechino, Brianza, 23 gennaio del 21. Era un genio, E poi, guarda qua. Caro Simoni, Ale, segue biglietto cinese, tua affezionatissima Caterina Turandot. Quando mai si è chiamata Caterina? Figlia di Giovanni Battista Altum, capisci? Uno dei nomi più comuni a lei. Poi diventa poeta, guarda, a Simoni. Caro Renato, cantano sul lontano i lucherini, che erano gli uccelli che andavano a cacciare nel roccolo,
ricordati che a te pensa Puccini, foto dedica. E questa è la chiusura del cerchio, è la dimostrazione di quanto vi ho detto fino ad ora. A Renato, bevi una tazza di caffè di notte, vedrai non dormi e pensi a Turandotte. È adorabile. C'erano due maniere distinte di entrare nel Novecento, perché sai, l'opera va in scena per l'appunto nel 26, quindi è un'opera del pieno Novecento, ci sono due maniere per entrare nel Novecento. Una è quella di togliere tutto, un po' come hanno fatto, sai, nei balletti russi, penso per esempio a Fokin, La morte del cigno, come ha fatto Balanchine con Concerto barocco, no? Cioè quelle cose per cui c'è solo un quadrato nero, un occhio di bue che ti segue, tutto ai minimi termini, la scena nuda, un solo interprete, brevità, gran pregio, no? Queste cose. Oppure, al contrario, quello di fare Hollywood, cioè di fare Ben-Hur prima di Ben-Hur, di fare il grande spettacolo prima che esistesse il grande spettacolo. Puccini entra nel Novecento non con il minimalismo, Puccini entra nel Novecento con il grande spettacolo. Guardate che questi sono i bozzetti di Galileo Chini per la prima assoluta di Turandot. Guardate queste foto di scena fatte nel 26. Avevano dipinto una vasta tenda con motivi orientali, guardate che meraviglia, ed eccola qua per la scala, pensa che lavori, Questo è sempre lo schizzo, il bozzetto per l'atto secondo, e guarda la foto di scena dell'atto secondo, cosa non era la scala, la scena degli enigmi, e poi qui ancora con Turandot in cima per l'appunto alla scala. Bene, quando si apre il velario siamo nell'ora più sfolgorante del tramonto. Pechino va digradando, nelle lontananze scintilla dorata. Siamo a Pechino al tempo delle favole. Ora, io vi ho detto per l'appunto che si tratta di un'opera del Novecento ed è linguisticamente parlando un'opera del Novecento. Questo sì, senz'altro. Intendo dire che Puccini si sente un compositore del Novecento, entra nel Novecento con un grande spettacolo, ma anche con una musica molto avanzata sotto il profilo linguistico. Intanto siamo a Pechino al tempo delle favole. Senti com'è moderno. Questa si chiama politonalità. Cioè io prendo due accordi che da soli starebbero bene, questo e questo. Il problema è quando li metto insieme. E poi c'è il mandarino cinese che ci racconta tutto di quel periodo, il popolo di Pechino, la legge è questa. Sembra un film horror. Turandot, la pura sposa, sarà di chi di sangue regio spieghi gli enigmi che ella proporrà, ma chi affronta il cimento e vinto resta, porga alla scure la superba testa. Quell'anno, l'anno della nostra storia, ne hanno già fatti fuori 13, eh?
musica di una modernità incredibile questa, di una forza straordinaria, di un orrore anche, se vogliamo. E poi è gelida. La legge che il mandarino cinese ci racconta è una legge... queste note pochissime, e poi però è bellissimo in un contesto come questo sentire che a un certo punto Puccini si ricorda di essere Puccini e quindi ti tira fuori la melodia. C'è un incidente, indietro cani, delle persone cadono, c'è un vecchio che cade e una giovane schiava che aiuta quel vecchio che è cieco, e un giovane arriva, si avvicina a quella giovane donna, si avvicina a quel vecchio cieco e riconosce in quel vecchio cieco suo padre. Straordinario Puccini, come riesca a passare da a Puccini, la melodia. Il mio vecchio è caduto, dice lei. Pietà, pietà. E il giovane arriva, padre. Sono io. Guarda, una scena incredibile che durerà 6 minuti, 7 minuti, in cui Puccini ti racconta qual è la legge. Che se vuoi sposare Turandot devi indovinare 3 enigmi, se non ci riesci ti taglio la testa, e ne abbiamo già fatti fuori diversi quest'anno. Poi c'è un incidente, un vecchio cade, una giovane donna lo aiuta, lui è cieco, arriva un giovane, è Calaf, riconosce suo padre, si abbracciano, oh padre mio, oh padre mio, e lui racconta e dice: ho perso la battaglia e sono qui. E dice: meno male che c'era questa giovane donna, questa Liu, che mi ha aiutato. E Calaf, guardando quella donna, dice: Liu, chi sei? E lei risponde: nulla sono, una schiava, mio signore. E lui: e perché tanta angoscia hai diviso? E lei: perché un dì nella reggia mi hai sorriso. Quindi si adombra perfino la storia d'amore. Capisci? 6 minuti e mezzo, 7. Dai, diciamocelo. Wagner, quanto ci avrebbe messo? 4 opere? 5? Capisci? Qui, in 6, 7 minuti, ti racconto il mondo, insomma, ti racconto tutto. Ve lo faccio vedere nel Maggio Musicale Fiorentino nel 97, a Pechino, proprio a Pechino. Sto qui con voi a vederlo. C'è qualcosa che mi incuriosisce, perché la regia dell'opera è molto bella, la regia televisiva no. Allora, scusate. Adesso lui dice: popolo di Pechino. Si può essere più didascalici di così? Guardate.
regista cinese. Popolo di Pechino. Ecco. Ma come si fa? La legge questa. Vinto resta, porge alla scure la superba festa. Che principe di Persia, avversa ebbe tortura al sorger Chi sei? Come fu tu?
che un dì nella Reggia mi hai sorriso. Vi dicevo, velocità e spettacolarità. Beh, questo, certo, fatto a Pechino, voi potete capire, è uno spettacolo che è stato famoso per la sua enormità. Oh, vi voglio presentare i tre ministri, Ping, Pong e Pang. Questo è un altro allestimento fatto a Valencia nel 2008, sempre con Zubi Mehta direttore, e un regista cinese. Dunque, si sono ritrovati, ma a un certo punto Calaf sente nell'aria il profumo di Turandot. E come tutti gli uomini che ne intravedono la bellezza, perché lui l'ha vista al chiaror della luna, diventa pazzo, vuole tentare la prova. E allora vedi il padre, figlio, che fai? Non senti il suo profumo nell'aria, nell'anima. Ti perdi, o divina bellezza, o meraviglia. Io soffro, padre, soffro. E allora, qui, a questo punto, chi ti intervengono? Chi arrivano? I tre ministri. Perché? Perché voi capite che ogni volta che un giovane vuole tentare la prova, bisogna, come dire, preparare tutta questa liturgia, bisogna sistemare tutte le facce. È un gran lavoro. Voi capite, tre ministeriali, no? Che dicono, beh, anche no, loro sono fantastici, sono di una modernità assoluta. Sapete cosa vogliono, cosa sognano? Sono proprio i protagonisti del sogno moderno, la pensione. Sai, nel secondo atto ho una casa nell'Onan con il suo laghetto blu, tutto cinto di bambù, e sto qui a rompermi la testa sui libri sacri, capisci? Sognano quello, di quando basta con questa storia e finalmente si possono ritirare, ciascuno a godersi meritatamente il riposo dopo una vita di lavoro. E il principe, lasciatemi passare, quasi macchinalmente, lasciatemi passare, lasciatemi passare. Guarda Pong, qui tutti i cimiteri sono occupati. Pang, qui bastano i pazzi indigeni. Oh, Ping, Pong e Pang sono l'emblema della comicità pucciniana. Quando Puccini vuole essere divertente, ti mette lì dei personaggi che parlano un po' come qui, qua e qua, no? Cioè uno dice una frase, l'altro completa e l'altro conclude, insomma, no? Cioè, no? La dicono a brandelli, a pezzi. Qui tutti i cimiteri sono occupati. E Pang, qui bastano i pazzi indigeni. Ping, non vogliamo più pazzi forestieri. Pong e Pang, o scappi o ti facciamo il funerale. Il principe, lasciatemi passare, lasciatemi passare. Pong e Pang, per una principessa, a questo punto parte la più disincantata delle descrizioni di una principessa. La principessa nelle favole è come l'unicorno, capisci? È un essere mitologico, di straordinaria bellezza, irraggiungibile, indescrivibile. Questa è una descrizione assolutamente novecentesca, moderna, disincantata di una principessa. Pong e Pang, per una principessa, Pong e Pang. Puh! Cos'è Pong, Pang? Una femmina con la corona in testa e il manto con la frangia. Ma se la spogli nuda, è carne, dice Pong, è carne cruda. E Ping, è roba, è insieme, che non si mangia. Il principe, lasciatemi passare, lasciatemi passare. E lui, Ping, lascia le donne. A questo punto gli offrono uno scambio. Tu lascia perdere Turandot e noi ti ricompensiamo con la quantità. Vuoi una donna? Lascia perdere. Te ne diamo 100. E la descrizione di 100 donne al posto di una. Lascia le donne, prendi 100 spose, perché in fondo la più sublime Turandot del mondo ha una faccia, due braccia, due gambe. Sì, belle, imperiali. Sì, belle, sì, ma sempre quelle. Con 100 mogli, o sciocco, avrai gambe a ribocco, 200 braccia e 100 dolci petti. Capisci che lo scambio, insomma, dovrebbe valer la pena, ma ovviamente. Va via, ci sei questi due, va via, 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 va via,
va via! Lasciatemi passare! I cimiteri sono occupati! Qui passano i pazzi, ditemi! Non voglio più pazzi forestieri! Ostabio e funeral per te, sapresa! Lasciatemi passare! Per una principessa! Cos'è? Una femmina con la corona in testa! Manco con ma la se la spari! Lasciatemi passare, lasciatemi! Lascia le donne, o prendi 100 spose, che in fondo la più sublime, Turandotte è il mondo, ha una faccia e due braccia, e due gambe sì, belle imperiali sì, sì, quelle sì, ma sempre quelle, con 100 un voglio sciocco, avrei gambe a rivocco, 100 braccia e 100 dolci petti, 100 spezzi, 100 letti, per 100 letti. Lasciatemi passare! Pazzo, va via, va via! Pazzo, va via, va via! Pazzo, va via, va via, va via, va via! E sapete? Silenzio là, appaiono queste dame, queste donne, che dicono fate troppo rumore laggiù, zitti, è l'ora dolcissima del sonno. E questo naturalmente non fa altro che eccitare ancora di più Calaf, di queste donne che proteggono il sonno di Turandot. Ma poi appaiono le anime dei defunti, cioè tutti quelli che ci avevano provato appaiono e dicono no, no, ti prego, ti preghiamo tutti, se la chiami appare, quella che pure da morti ci fa sognare. Fa che ella parli, fa che ludiamo. Capisci questo? A questo punto c'è un altro tentativo di dissuasione, bellissimo, dolcissimo, che è quello di Liu. Allora, qui è meraviglia delle meraviglie, Puccini, sai, quando scrive queste sue romanze indimenticabili, e la magia di riuscire a scrivere queste romanze con un sistema musicale che non è esattamente il nostro, ma è quello orientale. Non voglio dire che sia autenticamente cinese, però suona assolutamente orientale. È in una tonalità particolare, sol bemolle, che richiede proprio tutti i tasti neri. E allora, ma senti la dolcezza. Signora, ascolta. Liu non regge più. Quanto cammino. Col tuo nome nell'anima. Col tuo nome sulle labbra. Ma se il tuo destino domani sarà deciso, noi morremo. Sulla strada dell'esilio. E poi guardando il vecchio Timur. Lui perderà suo figlio. E io. L'ombra di un sorriso.
Quanto è bella, eh? Queste note, tutte queste note nere messe lì. Sai, dicevo, non so se è autenticamente cinese, perché 20 anni prima lui aveva scritto questo, ma era giapponese, sempre in sol bemolle. Butterfly. Quando dice sull'estremo confine del mare. E poi la nave appare. La nave bianca entra. Romba il suo saluto. E poi lei, vedi, è venuto. Non gli scendo incontro, io no. Mi metto sul ciglio del colle e aspetto. Gran tempo e non mi pesa la lunga attesa. È uscito dalla folla cittadina. Un piccolo punto s'avvia. Per la collina. Chi sarà? Chi sarà? E come sarà giunto? Che dirà? Che dirà? Chiamerà Butterfly dalla lontana. E io, senza dar risposta, me ne starò nascosta un po' per celia. E un po' per non morire al primo incontro. Ed egli, alquanto in pena, chiamerà, chiamerà. Piccina, mogliettina, o lezzo di verbena. I nomi che mi dava al suo venire. Tutto questo avverrà, te lo prometto. Tienti la tua paura, io con sicura fede lo aspetto. Lo passiamo tutto a Puccini, che con le scale orientali, guarda che cosa ha scritto. Certo, Cina e Giappone si somigliano un pochino, però non importa, insomma. E lui, non piangere Liu, se in un lontano giorno io t'ho sorriso, per quel sorriso, dolce mia fanciulla, m'ascolta, il tuo signore sarà domani forse solo al mondo, non lo lasciare, portalo via con te. E poi quello che fa è andare al gong e suonarlo 3 volte. Io vi prego, questa è la gran scena, il momento di grande spettacolo. Puccini lo esige in tutte le sue opere, vuole un momento nel quale la parte visiva sia preponderante. La chiusura del primo atto è quel momento. Mm.
non piangere io, sei in un lontano giorno, io t'ho sorriso per quel sorriso dolce mia fanciulla, ma ascolta, io t'ho sì
le vie Valencia, come diventano pazzi tutti quanti. Davvero uno dice, ma Puccini ha intuito tutto il Novecento, il jazz, il musical, il grandissimo spettacolo di caratura quasi hollywoodiana, ha capito tutto prima ancora che questo tutto si manifestasse. Dunque, alcune melodie cinesi autentiche, esattamente come ci sono alcune melodie giapponesi autentiche nella Butterfly, alcune melodie cinesi autentiche ci sono naturalmente anche nella Turandot. Ora, qui si vede poco, lo so, è nascosto dal pianoforte, ma c'è scritto collezione privata. Ora, volevo parlarvi di questo libro. Ne esistono al mondo notificate due copie. Una sta in America, una ce l'aveva Puccini a Torre del Lago. Questa non la riprendiamo, vero? La tagliamo. La terza è mia, però non lo sa nessuno. La terza ce l'ho io, perché Mao praticamente fece piazza pulita di questo volume che era scritto in inglese e che trattava della musica cinese, quindi questo. E in effetti, re fa re do la, la do re fa re do la, la sol la do la, sol la do re fa re do la, la, sol fa sol re 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 do re. Questa è una melodia che viene tratta per l'appunto da questo libro. Un'altra melodia, Moliwa, celeberrima, viene tratta da un carillon del cinese del barone Fassini. E poi Puccini, guardando questo libro, resta incantato dai disegni di questi strumenti a percussione, di questi diofoni meravigliosi, guardali qua, si trovano sempre nel volume del 1884, e quindi lui, quando deve pensare alla sua gigantesca orchestra, mette un apparato di percussioni che è straordinario. Timpani, triangolo, tamburo, gran cassa, piatti, tantan, gong cinesi, glockenspiel, xilofono, xilofono basso, campane tubolari. Poi sulla scena vuole due sassofoni. Cioè, non è propriamente cinese, caro Puccini. Però gli faceva un po' esotico, hai capito? Cioè, quindi, e quindi ce lo mette. L'apparizione di Turandot è un momento straordinario. I costumi cinesi storicamente sono sempre stati particolarmente belli, ricchi, decorati, insomma, no? Guardate, questo è il disegno che aveva fatto Caramba per i costumi di una Turandot da fare alla Scala. Questo è il costume di Umberto Brunelleschi per il Teatro Costanzi di Roma del 1926, guardate che spettacolo. Questo è il costume appartenuto a Gina Cigna, guardate che razza di costume che aveva. Oh, e questo, sai quando la prof infastidita dal preside, la signora che va a lavorare in ufficio è infastidita dal capo ufficio, lunedì ci andate così. Quindi praticamente col vostro strascico opponete tra voi e gli altri esseri umani in qualche modo un recinto assolutamente invalicabile, perché chi oserà avvicinarvi con un tale strascico? È chiaro che questi vestiti imponenti, lunghi, bellissimi, servivano anche in un certo senso ad allontanare tutti coloro che si sarebbero voluti allontanare alla principessa. Vorrei farvi vedere l'apparizione di Turandot qui. Questo è uno spettacolo fatto a Salisburgo, anche questo grandioso, nel 2002, diretto da Gergiev. Guardate, eh? No, scusa, ecco, l'unica cosa, questa ce la diciamo fra di noi, non capisco come possa, in effetti, un eventuale Turandot innamorarsi di un calaf così. Ma questa... Allora, guarda, questa è bellissima perché praticamente il popolo non ha più mani, ha solo seghe circolari, è stupendo. Non può più abbracciare, non può più amare, ha soltanto armi da taglio. Ma guardate l'apparizione di Turandot. Irraggiungibile. Guarda lui com'è lì sulla sinistra e quanto è invece in alto lei. Ecco. E poi è bellissimo perché quando lui indovina i tre enigmi,
quella piattaforma scende, lei si toglie quel manto d'oro e diventa più umana, anche se in realtà non vorrà essere lo stesso toccata da lui. Ultimamente mi sono dedicato molto a una Turandot fatta per i bambini e allora quasi tutti i registi che si occupano di Turandot e la vogliono offrire ai bambini evitano di far morire per l'appunto Liu. Liu non morirà ma si trasformerà in una statua di porcellana. Va bene, d'accordo. Io volevo farvi vedere, dunque una mia allieva giapponese qualche anno fa mi ha mandato quello che fanno i registi giapponesi con la Turandot per i bambini. E io vorrei condividere con voi questo video molto simpatico. Allora, eccolo qua. Cantano in giapponese, per cui... per i bambini, quindi Calaf è un eroe spaziale, però guarda Turandot, guarda che mania, e ora vedrete che Liu muore. I giapponesi, a differenza nostra, la fanno morire per i bambini giapponesi. Però Turandot si pente e siccome è magica la fa rinvenire. Evviva! Ecco, il finale è inguardabile. Guarda che roba. Ma cos'è? Ma no! Ma no! Tradimento! Poi apprezzo, come dire, la libertà mentale, no? Cioè, in fondo non è uno spettacolo loro, quindi... Però, insomma, io penso che Puccini, quel finale, avrebbe qualcosa da dire. Oh, qui vi faccio vedere uno spettacolo incredibile, questo di New York dell'88, con la regia di Zeffirelli, diretto da Levine, con Placido Domingo e la Eva Marton, una cosa... Dunque, gli enigmi sono questi. Che cos'è quella cosa che ogni notte nasce ma ogni giorno muore? La risposta è la speranza. Ecco, si rinasce, rinasce in esultanza, mi porta via con sé Turandot, la speranza. Tra l'altro è bellissimo perché Zeffirelli tratta Turandot come se fosse un libro sacro, per cui vedi che vengono srotolate quelle punte che lei si ritrova ed escono questi drappi di colore diverso. Per la speranza il colore non può che essere verde, no? Mi pare chiaro. Poi cos'è, dice, quella cosa che guizza al pari di fiamma ma non è fiamma? Se sogni la conquista avvampa, ma se hai paura si raggela, che cos'è? E lui, sì principessa, avvampa e langue, se tu mi guardi nelle vene è il sangue, e vedi che infatti Zeffirelli tira fuori il drappo color rosso. E alla fine dice, gelo che ti dà fuoco e dal tuo fuoco più gelo prende, candida e oscura, se libero ti vuol ti fa più servo, se per servo t'accetta ti farei. Chi è? Cos'è? È la risposta. La terza risposta è sei tu. Il gelo che dà fuoco sei tu, Turandot. E infatti lei, vedi che viene srotolata ed è il bianco, il gelo di Turandot. Con Puccini... Agli inizi del Novecento, nei primi vent'anni del Novecento, abbiamo piazzato la bandiera bianco, rosso e verde su territorio cinese. Bianco come il gelo, rosso come il sangue e verde come la speranza. Capisci che siamo patriottici fino in fondo, noi, è bellissima questa cosa. Io vi faccio vedere soltanto il terzo enigma, tra l'altro guardate questo, è un bozzetto
fatto di mano da Zeffirelli. Guarda che mano aveva quell'uomo, quando faceva le sue scenografie. Questo, avete visto, è un altro momento assolutamente grandioso dell'opera. Ma lei non vuole essere toccata. Dice, sì, lui ha indovinato, d'accordo, però padre, ti prego, aiutami, non voglio non gettare tua figlia nelle braccia dello straniero, vedi? E il padre però dice, no, è sacro il giuramento, questa è la legge. E quindi lui ha risciolto i tre enigmi e quindi tu devi essere sua, ma lei non vuole essere toccata da nessun uomo. C'è ancora quel gelo dentro di lei, quel gelo di dolore, di morte, di quell'ava che era stata per l'appunto violentata da un principe tartaro. E allora lui dice, siccome lui comunque la ama, e allora le dice così, vedi, tre enigmi mi hai proposto e tre ne sciolsi. Uno soltanto a te ne proporrò. Il mio nome non sai, e nessuno lo sa perché lui è lì in incognito. Dimmi il mio nome prima dell'alba e all'alba morirò. Dimmi il mio nome, vedi di capire. Ora, caro Renato, quando Puccini aveva in mente un'idea, la esprimeva esattamente come quell'idea gli era apparsa alla mente, non sempre in maniera molto chiara. Tanto che Illica diceva
si lamentava con ricordi, diceva: Puccini è venuto da noi e ha detto che la cosa non gli piace. Gli ho chiesto che cosa non gli piacesse e lui mi ha risposto: ci manca una cosa che. E Illica diceva: lei capirà bene che questa cosa è espressa in questi termini. Mi lascia esattamente al punto di partenza, io non posso farci nulla. Guardate qui cosa scrive, a distanza di anni, nel 20, cosa scrive Renato Simoni. Caro Renato, eccoti una specie di guida dell'atto secondo. Secondo atto, molto schematico, essere rapidi e fermarsi solo dove la lirica lo esige. Entrata di Turandot nervosa, nessun dorma, Pechino, romanza tenore. C'è ancora niente, ma nessun dorma, Pechino, romanza tenore. È già dentro di lui. Dopodiché, quello che segue è un delirio meraviglioso. Tentazioni, bere, donne, niente banchetto, le maschere sono gli offerenti e i protagonisti della scena. Invito a dire il nome per la vita loro. Calaf, no, perdo Turandot. Invito a fuggire, no, allora, piccolo complotto a parte, minaccia morte, niente incubi. Sopraggiunge Turandot, l'ho perduta, mio cuore, perché batti? Spaccato cuore, Liu dice di voler restare. Tentare pietà Turandot, buio, scena, camera, drappeggiato, schiave, Liu, Turandot, punta di gelosia, scena non lunga, buio, ultima scena, grande palazzo bianco, Pegonie, tutti già pronti, compreso imperatore a posto, sole nascente, Calaf. Fa addio al mondo, all'amore, alla vita e il nome, non lo so, lapidario. E da qui dovevano capire che cosa lui aveva intuito. Il finale però è chiaro al mondo, perché lui in un primo tempo avrebbe voluto che Turandot finisse bene, senza morti, senza la morte di Liu. E allora guarda il finale, lo espone veramente in poche righe. Gran frase d'amore con bacio moderno e tutti presi si mettono la lingua in bocca. Questo è molto bello perché lui ovviamente vedeva che al cinematografo si baciava in una maniera diversa, no? E quindi avrebbe voluto essere, da uomo moderno qual era, il primo a far vedere il bacio moderno, per l'appunto, nell'opera lirica. E voi lo sapete questo, vero? Che è veramente... Sai, anche qui è la modernità. Scusami, scusa. Potrei far cominciare un nuovo cinema paradiso, dopo questo. Lui intuisce veramente, c'è tutto. Senti qua. Thank you.
pezzo pop straordinario, vero? E Puccini lo scrive e poi dice: ho scritto Nessun dorma, dice, farà più successo di E lucevan le stelle. Aveva assolutamente tutto molto chiaro. Turandot mette a ferro e fuoco la città, vuole sapere il nome. A un certo punto capisce che forse il vecchio sa quel nome. Tra un attimo arriviamo lì, arriviamo a quel punto drammatico in cui decidono di torturare il vecchio, ma qualcuno si fa strada per salvarlo. Puccini negli anni 20, quando scrive Turandot, è un essere umano, diciamo così, all'apice della popolarità mondiale, viene festeggiato da tutto il mondo. Naturalmente chi ha parlato male di lui? Noi italiani. Nel 12 Fausto Torrefranca scrive un libro tutto contro Puccini. Nel Puccini La ricerca personale del nuovo è assente, e gli applica non ritrova, lavora cautamente sul già fatto, assimile dei francesi, dai russi, dai tedeschi e degli italiani suoi contemporanei, e applicando non riesce mai ad ampliare ciò che ha imparato dagli altri, ma se ne serve come di un luogo comune della musica moderna, consacrato dal successo e avvalorato dalla moda. All'amico Vandini Puccini, leggi il caro Torrefranca, una bella scarica di legnate ci vorrei. E Busoni, guarda Busoni, nel 23 questo, abito la Germania dove non faccio altro che combattere per l'italianismo nella musica. E voi italiani in Italia esultate Strauss, Stravinsky, Debussy, insultate Puccini, rinnegate Verdi e vi prostrate a Roma dinanzi a delle mediocrità tedesche. La statua in ogni piazza vorrei. E lui, caro Renato, siccome è ancora sto libretto, dimmi la verità, tu non hai più fiducia in me. Perché non mi hai mandato il promesso terzo atto? L'hai fatto forse? No, e io qui mi torturo perché mi pare di aver perduto la tua fiducia. Credi forse che io lavoro per l'inutilità? Può anche essere vero, ormai il pubblico non ha più palato a posto. Ama, subisce musiche illogiche, senza buonsenso, colpi, accordi discordi, finta espressione, diafanismo, opalismo, linfatismo. Tutte malattie celtiche, vera lue oltremontana. E poi su un foglio rabbioso, guarda che scrive: contro tutto e contro tutti fare opera di melodia. Capisci? Cioè, Giacomo Puccini. E poi, sì, lui in un primo tempo pensava che Liu si potesse salvare. E poi guarda, Puccini che diventa in un certo senso vittima del puccinismo, vittima di se stesso. In fondo lui aveva creato e ucciso Manon, creato e ucciso Mimì, creato e ucciso Tosca, creato e ucciso Butterfly. E Liu, credo che Liu va sacrificata di un dolore, ma penso non può svilupparsi se non si fa morire nella tortura. E perché no? Questa morte può avere una forza per lo sgelamento della principessa. E ritorna un po' alle origini quando diceva ad Annunzio: ora sai quello che mi ci vuole. Amore e dolore, grande dolore in piccole anime. E Liu è l'ultima grande, grandissima eroina pucciniana. Perché? Perché lei interviene e dice: solo io so il suo nome, solo io lo so. E quindi è pronta a sacrificarsi, è pronta a morire. Tutto il coro, no? Cioè... parla! E lei, no. Non parlerò. E la principessa, chi pose tanta forza nel tuo cuore? È lei. Principessa. L'amore, dice, l'amore, sì, l'amore, tanto amore, segreto e inconfessato, grande così, che questi strazi, questa tortura che tu mi fai, sono dolcezze per me. Perché? Perché ne faccio dono.
al mio Signore. Perché tacendo io gli do il tuo amore. Te gli do, principessa, e io perdo tutto. Perfino l'impossibile speranza. A questo punto Turandot urla: strappatele il segreto, come dire, torturatela, chiamate il boia. Ma Puccini è straordinario, perché dopo un messaggio come questo, Puccini non dà retta alle parole di Turandot, le parole di Liu sono più forti e la musica riecheggia ed enfatizza quelle parole così. Strappatele il segreto. No, ha vinto Liu. E poi... deve essere torturata. E allora lei che cosa fa? Prende il pugnale di una guardia e si uccide. Perché tacendo te gli do e io perdo tutto, anche l'impossibile speranza. Che cosa vuol dire amare? Vuol dire volere il bene della persona che si ama fino in fondo. Liu ama Calaf. Ma lei che lo ama sa che Calaf sarà felice solo con Turandot. E allora ha paura di parlare, ha paura di fargli un torto. E quindi si uccide. E così lo consegna nelle braccia di Turandot. Io vi faccio vedere soltanto l'ultimo momento. Lei si uccide. E proprio l'ultimo minuto della musica, la disperazione di Calaf, perfino le maschere che di solito sono ciniche, dicono non ce la sentiamo di ridere questa volta di fronte alla morte. E qui c'è il papà Timur che dice: Liu bontà, Liu dolcezza, camminiamo insieme un'altra volta. La sollevano, le fanno il funerale, così con la tua mano nella mia mano, dove vai ben so, e io ti seguirò per stare a te vicino nella notte che non ha mattino. E poi tutta la folla lontano, mentre si allontana con il corpo di Liu sollevato, Liu bontà, Liu dolcezza, dormi, oblia, Liu, poesia. E queste sono le ultime battute che ha scritto Giacomo Puccini in vita, e io ve le faccio sentire.
Sai, è un momento, devo dire, particolarmente toccante questo della morte di Liu e del suo funerale, perché c'è qualcosa di più grande, secondo me, dietro la morte di Liu. Liu muore per amore, ma esattamente come è morta per amore Butterfly, come è morta per amore Tosca, come è morta per amore Manon, insomma, muoiono per amore. Liu muore per amore, ma non è tanto questo. La cosa più grande è che Puccini termina in questo punto di scrivere la Turandot. Arriva lì, poi più o meno ha un'intuizione per il finale, però fa una cosa che non aveva mai fatto, torna indietro, orchestra tutto. E poi Puccini il finale non lo scriverà mai, perché morirà lasciando quest'opera esattamente a questo punto. La cosa più grande, sapete, è che dietro il funerale di Liu non è difficile scorgervi non tanto il funerale dell'ultima creatura di Puccini, quanto il funerale della grande tradizione operistica italiana. Dopo Liu, nessun'altra. Dopo Puccini, nessun altro. Con Liu se ne va quella tradizione operistica che ha reso unico, grande, inimitabile l'Italia, il nostro paese. Caro Riccardo, il mio mal di gola mi dà gran noia. Ho visto già 4 specialisti. Chi mi consiglia una cura, chi l'altra, il mio male è tonsillite e faringite che da 7 mesi mi tormenta. Caro Riccardo, è partito di qui Toscanini. Sono sicuro che Turandot nelle sue mani avrà l'esecuzione ideale. La mia gola va un po' meglio. Il fumo non mi fa male. Caro Riccardo, parto per Bruxelles, per Cura Radio. Mi mandano a Bruxelles, sono grave, ti puoi figurare il mio animo. Che miserie, Turandot. Ma non averla finita quest'opera m'addolora. Guarirò, potrò finirla in tempo. Quando Toscanini andò a trovarlo e Puccini gli accennò alla sua idea di finale, arrivato a un certo punto Puccini guardò Toscanini e gli disse: io me la vedo così, l'opera verrà rappresentata incompleta, poi qualcuno uscirà alla ribalta e dirà al pubblico. A questo punto il maestro Puccini è morto. Toscanini diresse la prima assoluta della Turandot alla Scala il 25 aprile del 26. Arrivato al funerale di Liu, depose la bacchetta, si voltò verso il pubblico e disse: e a questo punto il maestro Puccini è morto.